Bella raga, io sono in Arte Luke, buongiorno a tutti, recensione film Elvis 2021 di Baz Luhrmann. Allora, Austin, nella parte di Elvis Presley, fantastico. Però poteva fare di meglio, ma Tom Hanks nella parte del capitano, che è colui che ha rovinato Elvis Presley, che lo ha usato, è stato veramente, veramente fantastico, migliore di Austin. Tra entrambi gli attori, il mio preferito in questo film è stato Tom Hanks. Austin, nella parte di Elvis Presley, sì, è stato bravo, ma ci voleva un po' quel ritmico, un po' quella cosa, no? Sapete? Il film iniziale, da inizio a 40 minuti, 50 minuti, una noia mortale, da metà film in poi il film ha preso forma. Lo hanno sponsorizzato veramente, veramente tanto che secondo me le aspettative mi hanno un po' abbassato un po' la stima. Potevano fare di meglio. Il migliore, secondo me, è Rocketman, quello su Elton John, quello sì che era un film. Story of Rock in Arte Luke.